Allora, nella valutazione chiaramente esistono varie metodologie di valutazione e visto che esistono varie metodologie, esistono vari strumenti di valutazione e tecniche di valutazione. La valutazione può usare strumenti quantitativi, cioè di tipo numerico, può usare anche dei test validi, affidabili, può usare degli strumenti che già sono stati utilizzati in diversi contesti e quindi sono utilizzati in più contesti per lo stesso tipo di intervento, oppure può usare degli strumenti qualitativi costruiti ad hoc. In questo si collega tanto anche agli strumenti di osservazione, perché la valutazione rimanda alla possibilità di raccogliere dei dati per poter fare una verifica da valutare, come abbiamo detto. Quindi per poter raccogliere dei dati attraverso degli indicatori che riguardano il tipo di progetto, la metodologia scelta e gli obiettivi, e poi per poter valutare quindi l'efficacia del progetto. Dicevamo che gli strumenti quantitativi sono degli strumenti che riguardano la possibilità di condurre delle valutazioni in termini numerici e queste valutazioni permettono poi di fare tutta una serie di analisi statistiche anche rispetto all'efficacia di un progetto. Di solito sono degli strumenti che vengono validati. Significa che effettivamente vengono provati su più territori o più ambienti o più situazioni dello stesso genere e che riescono a descrivere quella determinata situazione a prescindere dal contesto. Gli strumenti qualitativi invece sono quelli costruiti ad hoc per quel determinato progetto e vengono costruiti in relazione agli obiettivi, in relazione alla metodologia e in relazione ai bisogni. Vengono costruiti oppure vengono utilizzati a livello tecnico. Faccio un esempio, la checklist. La checklist è una raccolta di comportamenti osservabili sulla base di determinati descrittori. La scelta dei comportamenti osservabili dipende dagli obiettivi del progetto, quindi è chi fa il progetto, chi decide, chi ha la responsabilità del progetto a scegliere gli indicatori. In un'ottica partecipata, c'è qualcuno che ha la responsabilità del progetto e sceglie gli indicatori. Nello stesso tempo, poi però li mette a disposizione di tutti gli attori e chiede un loro parere prima di partire. Questa è la differenza fondamentale tra qualcosa che arriva dall'esterno, una gestione del potere da parte di qualcuno che decide, e invece una gestione partecipata. Altri strumenti possono essere i questionari di valutazione a domande aperte che possono essere dati distribuiti in itinere oppure alla fine. Per esempio, facciamo un esempio di quello in itinere. Che cosa ti è sembrato più interessante di quello che abbiamo fatto finora? Perché? Che cosa ti è sembrato meno interessante e meno utile? Perché? Se dovessi dare un punteggio da 1 a 10 rispetto all'efficacia, facciamo che stiamo facendo un progetto di apprendimento linguistico delle metodologie adottate nell'apprendimento dell'L2, da 1 a 10, che punteggio daresti? Perché? No? Questa è una possibilità di questionario che interpella qualitativamente i destinatari. Un altro strumento di tipo qualitativo può essere una scala a intervalli, che permette anche, fra l'altro, di fare poi delle analisi
e anche dei grafici che rendono in maniera esplicita poi che cosa succede anche all'interno non solo di una valutazione ma anche della restituzione dei dati. Faccio un esempio, sto facendo un corso di formazione per degli operatori sociali che devono lavorare con persone che arrivano da mettiamo invece con soggetti con bisogni speciali, in cui è importante saper cogliere tutta una serie di segnali non verbali, no? Allora faccio un corso di formazione all'interno di una determinata istituzione, chiedo a queste persone di mettere un livello di giudizio, mettiamo da 1 a 5, a determinate affermazioni. Queste affermazioni le costruisco sulla base dell'intervento e degli obiettivi che mi sono posto. Per esempio, in questo corso ho imparato a conoscere meglio il mio corpo. Da 1 a 5 non sono per niente d'accordo, sono d'accordo in parte, sono d'accordo così così, sono molto d'accordo, sono d'accordissimo, no? E quindi è una valutazione assolutamente veloce, che però mette, dà la possibilità alle persone di riflettere su se stesse, i destinatari, ma anche a chi ha proposto l'intervento, di riflettere sul fatto che le proprie intenzioni hanno avuto in qualche modo, abbiano avuto successo, diciamo, i propri obiettivi formativi. Esistono poi per la valutazione di contesto degli strumenti che sono stati creati per la valutazione di contesti educativi e che prevedono, sempre con delle scale a intervalli, un'idea di qualità di servizio, prima che bisogna condividere e che poi serve per riflettere su se stessi. Dietro questi strumenti ci sta un'idea di qualità di buon servizio. Quindi sono divise in subscale, ogni scala prevede un ambito che si ritiene fondamentale per il servizio, per esempio materiali in una prospettiva ecologica, quindi prevede che si valutino gli spazi, i materiali, le attività, i rapporti con l'esterno, i rapporti con l'ente gestore, le possibilità di formazione per il personale e appunto le attività che si svolgono in questi spazi. Quindi c'è una scala che valuta gli spazi, per esempio secondo un'idea di qualità gli spazi sono luminosi, lo spazio per ciascun bambino è di almeno 2 metri quadri, c'è lo spazio esterno fatto così così, i materiali sono tutti di materiali naturali, sono messi a disposizione dei bambini, sono d'altezza di bambino, c'è proprio un'idea di qualità di servizio rispetto a delle affermazioni, un poco come la scala intervalli di cui parlavamo prima, ci sono delle affermazioni alle quali gli educatori e chi fa parte di quel contesto deve dare un punteggio in maniera autoriflessiva. Questo serve a riflettere su parametri di qualità su cui io, per esempio, educatore non avevo mai riflettuto. Serve a confrontarmi con i colleghi utilizzando lo stesso strumento tutti quanti. Altra cosa importante è riflettere a un livello meta proprio sul livello di qualità. La valutazione mi permette di riflettere non solo su me stesso, ma anche sull'idea di qualità che quello strumento
mi sta dando. Una cosa molto importante in una prospettiva partecipativa e riflessiva e autoriflessiva è che questo tipo di strumenti, che sono di valutazione di contesto si chiamano, e che ne esistono tanti anche pubblicati in Italia rispetto soprattutto alle scuole, ma esistono anche rispetto ad altre strutture, dal nido fino alla scuola superiore, diciamo, agli istituti superiori, hanno una valenza autoriflessiva, ma a un metalivello propongono un'idea di qualità di un servizio, ma è un'idea di qualità di tipo dinamico. Perché, facciamo un esempio, non è che l'idea di buon servizio che noi avevamo negli anni 50 per un bambino piccolo è la stessa di quella che c'è adesso, perché sono cambiate, è cambiata la società, è cambiata l'idea del bambino, è cambiata l'idea di apprendimento, è cambiata l'idea di bisogno, è cambiata l'idea di rapporto insegnamento-apprendimento. Se negli anni 50 io potevo trovare, per esempio, in un nido i lettini con le sbarre, dove i bambini venivano messi lì a stare buoni, oppure i seggioloni per farli mangiare, adesso invece ci sono le sedioline, perché i bambini appena riescono a stare con la schiena dritta devono poter cominciare a mangiare da soli, anche sporcandosi tutti e sperimentando il cibo, e trovo invece dei lettini con le sbarre e dei materassini per terra, perché i bambini devono essere liberi di poter salire e scendere da soli e non sentirsi imprigionati. Quindi l'idea di qualità cambia, ma è importante che un determinato gruppo di professionisti rifletta ed espliciti qual è la loro idea di qualità. L'altra cosa veramente importante in questo senso è che questo tipo di strumenti valutativi a livello di contesto permettono di esplicitare una pedagogia implicita o delle idee implicite in cui le persone non, sulle quali le persone non si sono mai trovate a riflettere insieme, e quindi diventare più consapevoli di quella che è la propria identità professionale e di ciò che si vuole cambiare, perché, in maniera, fra l'altro, di gruppo, collettiva.